Benvenuti, sono Barbie Xanax e questo è Trivia. Trivia è una serie di video in cui facciamo un piccolo quiz su qualche curiosità del cinema. Oggi vi parlerò di Marilyn Monroe, di una famosissima scena di Marilyn Monroe. Come potrebbe essere nata la famosa scena di Marilyn Monroe che sta sulla grata della metro e le si alza la gonna? Come al solito vi do quattro possibilità. La prima: Marilyn raccontò che le era veramente successa una cosa del genere. 2. Venne in mente al regista Billy Wilder, che un giorno stava passeggiando e vide una scena simile. 3. È la citazione di un film. Oppure 4. Era la fantasia di uno sceneggiatore su Marilyn Monroe. Come al solito vi lascio 10 secondi per poter indovinare. Rullo di tamburi! La risposta giusta era la citazione di un film. Infatti si pensa che possa essere una citazione di un film molto molto vecchio e molto probabilmente anche involontaria da parte di Billy Wilder. Il film citato sarebbe quello del 1901. 1901! Questo film, come quelli dell'epoca, dura pochissimo, tipo 2-3 minuti, c'è il video su YouTube, quindi vi lascerò qui sotto il link se volete vedere questo film. Quel film dura meno di un mio video. Il film si intitola What Happened on the 23rd Street, New York City. Come vedrete in questo breve film c'è la macchina di presa fissa messa in modo prospettico sulla strada. Vediamo una grada della metro e della gente che ci passa sopra. Fino a che non vediamo una coppia che ci passa volontariamente sopra. E cosa accade? La gonna di lei si alza e fa vedere le gambe. All'inizio il film sembra quasi stia riprendendo qualcosa di casuale, poi in realtà capiamo che c'era una certa confidenza, un certo accordo tra i due attori e il regista. La coppia sta seguendo delle indicazioni e sa benissimo cosa accadrà. Ma una delle cose belle, secondo me, di questo film, che è degli albori del cinema del 1901, è che la donna non è trasformata in un oggetto erotico, ma anzi si vede la complicità sia dell'uomo sia della donna. E quella che vediamo è un'erotizzazione consapevole del corpo femminile, infatti vediamo la donna che ride. Che ne pensate di questa curiosità? Vi è piaciuta? Non vi è piaciuta? Non vi convince del tutto? Io qui sotto vi lascerò il link se volete vedere quel film. Filmone, 3 minuti! Grazie mille per aver visto questo video, grazie mille per seguirmi ogni volta e noi ci vediamo domani con un nuovo video, se vi va. Ciao!